Ciao a tutte e benvenute sul mio canale. Siamo qua oggi con un nuovo progetto. Per questo progetto avevo una cake che andava dal grigio al bianco. Per la mia taglia sapevo che non sarei riuscita ad usarlo tutto, ho deciso di eh, utilizzare la parte più scura e al massimo avanzare la parte più chiara. Considerate che io eh, ho una taglia 42, la magliettina è leggermente abbondante e sicuramente... Tutto il bianco mi avanzerà, mi avanzeranno anche gli altri colori perché poi io nella parte superiore sono andata ad utilizzarne meno per sfruttare un po' di colorazione chiara. Però eh, ecco, per una taglia 42 sicuramente una cake, questa è una cake da 1000 metri, cotone 100%, mi, una cake da 1000 metri, eh, per una taglia 42 una cake da 1000 metri è tanta, eh, assolutamente una maglietta eh, taglia 46-48. Sicuramente anche 48 con una cake la fate senza problemi. Questo se la fate eh, della lunghezza che ho realizzato io. Diversamente, taglia più piccola può, può venire fuori un mini vestito, una, una, una maglia più, più lunga. Utilizzerete un pochino più di filato l'uncinetto che ho utilizzato, che adesso ho perso da qualche parte. Eccolo qua: è un uncinetto del 4. Questa è una cake che avevo acquistato da Merceria Punto Spillo la, la scorsa stagione. Ehm... E che non, non avevo fatto in tempo ad usare perché poi si comprano sempre tanti filati poi la stagione finisce e resta lì e quest'anno ho detto va bene la uso io sotto nel box informazioni vi lascio comunque il link a merceria.spillo se foste interessati ad, avere, ad acquistare un filato simile o ad avere consigli eh, sia pagina facebook che numero whatsapp di merceria.spillo potete eh, contattarli e chiedere ehm, che tipo di filato ho utilizzato o che tipo di filato può andare bene per realizzare lo stesso progetto con lo stesso risultato. Benissimo. Allora, io direi che il filato ve l'ho presentato, la spiegazione ve l'ho data. Togliamo queste cose e iniziamo con la realizzazione del nostro progetto. Allora, realizzazione un pochino diversa dal solito. Fatemi vedere se questo è il mio quaderno degli appunti si sì. realizzazione un pochino diversa dal solito nel senso che è una maglia bottom up quindi che inizia da lavorata in circolare ma che inizia dal sotto per poi proseguire in circolare per tutta la lunghezza che desiderate fino allo scalfo manica dove, dopodiché dallo scalfo manica andremo a dividerci quindi lavorare questa parte in giri di andate e di ritorno, poi lavoreremo la parte dietro e poi andremo a cucire le due spalle per lasciare eh, lo spazio per le braccia. Quindi due uniche cuciture sulle spalle, tutto il resto si lavora in circolare partendo dal sotto. Per la lunghezza che ho deciso di eh, realizzare io, io sono andata a prendere la parte più sporgente del mio corpo, che in questo caso non è il seno, ma sono i fianchi, perché volevo che si appoggiasse Leggermente sui fianchi, quindi ho una circonferenza fianchi di 100, eh, 100 centimetri. Sono andata a eh, realizzare una circonferenza di 106 centimetri. Tutto qua. Quindi ho realizzato una circonferenza di 106 centimetri realizzando la mia catenella, non l'ho chiusa, poi vi farò vedere nella costruzione come ho fatto e poi ho lavorato per tutta la lunghezza che desideravo. L'importante è che quando montiate le vostre catenelle eh, rispettiate un multiplo di 4. Quindi catenelle e multiplo di 4. Io adesso lavorerò... Eh, siccome la maglia l'ho già eh, avviata per farvi vedere il punto e poi la spiegazione, ma è veramente molto semplice. Lavorerò su un campioncino, quindi eh, monterò poche maglie, ma è veramente semplice e quindi, eh, e quindi vi basta vedere il punto. Allora, come vi avevo detto, io lavorerò su eh, 40 maglie che sono comunque un multiplo di 4, ma è un campioncino piccolo perché mi interessa farvi vedere semplicemente il punto che si sviluppa in quattro giri, che poi andranno ripetuti a oltranza per tutta la lunghezza. Ovviamente, voi fate la vostra catenella, prendete la misura giusta, rispettate il multiplo di 4, quindi 4 maglie più, 4 maglie meno, poco importa, non andate a ehm, a fare una catenella più piccola della vostra circonferenza o precisa precisa perché poi il lavoro una volta che andremo a realizzarlo un pochino tenderà a stringersi e se no vi dà fastidio quindi regalatevi sempre un paio di centimetri quando prendete la vostra circonferenza montate le vostre catenelle quindi le catenelle che vi serviranno con rispettando il multiplo di 40 realizzate una catenella in più saltate la prima catenella entrate nella seconda e lavorate una maglia bassa lavorate così tutto il giro a maglie basse vi verranno fuori 40 maglie basse realizzate le 40 maglie basse ora prendiamo la nostra catenella la giriamo in circolare stando bene attenti di non stortare il nostro lavoro andiamo a chiuderci con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo realizzato quindi in questa Tenete fuori il filo, eccola qua. E ci chiudiamo con una maglia bassissima in questo modo. Una volta che poi andremo a, ehm, a chiudere il nostro a cucire a nascondere la nostra codina, chiuderemo anche la parte sotto e saremo a posto. Quindi verrà un cerchio perfetto. E non si vedrà più lo stacco. Ok. ecco, quando poi andremo a nascondere il filo, ma poi lo vediamo insieme, lo faremo insieme. Uniremo anche le due parti in basso. E verrà il nostro cerchio perfetto. Adesso andiamo a realizzare il primo dei quattro giri di lavorazione. Mi alzo con una, due tre catenelle. In sostituzione, una maglia alta, una catenella di separazione. Entro nella stessa maglia di base e lavoro altre due maglie alte. Questo è il primo ventaglietto che poi andremo a finire quando andremo a chiudere il nostro giro. Ora saltiamo una, due, tre maglie di base, entriamo nella quarta maglia e andiamo a lavorare una maglia alta, una seconda maglia alta, una catenella e sempre nella stessa maglia altre due maglie alte, una e una due. Saltiamo nuovamente una, due, tre, entriamo nella quarta e lavoriamo di nuovo il ventaglietto, quindi due maglie alte, una catenella, e due maglie alte, sempre nella stessa maglia di base. Di nuovo saltiamo una, due, tre, entriamo nella quarta, di nuovo il nostro ventaglietto, quindi due maglie alte, una catenella, due maglie alte. Andiamo avanti così fino alla fine del giro e ci vediamo per chiuderlo. Realizzato anche l'ultimo ventaglietto, avremo 3 maglie da saltare. Entriamo nella maglia di partenza del nostro lavoro e lavoriamo una maglia alta perché qua ce ne mancava una e poi ci fermiamo chiudendo il nostro lavoro con una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia che abbiamo realizzato camminiamo con una maglia bassissima all'interno dell'archetto dove abbiamo fatto una catenella ci alziamo con una due tre catenelle in sostituzione una maglia alta e poi una catenella di separazione questo è il secondo giro rientriamo nell'archetto e realizziamo due maglie alte questo è il primo ventaglietto che poi completeremo alla fine del giro Carichiamo il filo, saltiamo nel ventaglietto successivo nello spazio centrale di una catenella e lavoriamo di nuovo un altro ventaglietto. Quindi 2 maglie alte, una catenella e nuovamente 2 maglie alte. Saltiamo nello spazio del ventaglietto successivo, quindi tra le due maglie alte, le due maglie alte dove abbiamo fatto la catenella e lavoriamo di nuovo il nostro ventaglietto, nuovamente 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E così via per tutto il giro, ci vediamo alla chiusura. Arrivata la fine del giro, entriamo nel, nell'archetto di partenza, lavoriamo una maglia alta perché ce ne mancava una e poi andiamo a chiudere il secondo giro sempre con una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia che abbiamo realizzato. Quando andrete a realizzare questi due giri vedrete che il lavoro tenderà ad allargarsi, non preoccupatevi perché con i due giri successivi il lavoro tornerà in forma perché il ventaglietto tende ad allargare ma i prossimi due giri lo rimettono al suo posto. Quindi terzo giro entriamo con una maglia bassissima nell'archetto tra le maglie alte, quindi nel primo ventaglietto. Allunghiamo il nostro filo e andiamo a realizzare un punto puff con quattro passate: quindi 2, 3, 4. Chiudo il mio punto puff con una catenella e poi realizzo 1, 2, 3, 4 catenelle. Entro nell'archetto successivo del ventaglietto successivo, carico su 1 allungo, carico su 2 allungo, carico su 3 allungo, carico su 4 allungo, così il nostro punto puff viene un po' cicciottino. Chiudo il punto puff con una catenella e poi realizzo 4 catenelle. Di nuovo archetto successivo, carico il filo una volta, carico e allungo due volte, carico e allungo tre volte, carico e allungo quattro volte. Chiudo con una catenella e 4 catenelle di separazione. Vado avanti così per tutto il giro. Realizzato l'ultimo punto puff 4 catenelle e andiamo a chiuderci con una maglia bassissima nella catenella di chiusura del primo punto puff. Quindi la vedete qua, entriamo e lavoriamo una maglia bassissima. Quarto giro, quindi ultimo giro della serie. Mi alzo con 3 catenelle in sostituzione, a una maglia alta più 4 catenelle di separazione. Vado sul punto puff successivo, entro e lavoro una maglia alta. Di nuovo 4 catenelle di separazione, punto puff successivo, entro maglia alta. 4 catenelle di separazione, punto puff successivo, entro maglia alta. E andiamo avanti così anche per tutto questo giro. Arrivate alla fine del giro, maglia alta sull'ultimo punto, puff, 4 catenelle e poi contiamo 1, 2, 3 catenelle, entriamo nella terza e lavoriamo la nostra maglia bassissima. In questo modo abbiamo realizzato i nostri quattro giri. Ora bisogna ripartire dal giro numero 1. Quindi da dove mi trovo mi alzo con 1, 2, 3 catenelle, una catenella di separazione, entro nella stessa maglia di base. Di, eh, della, delle catenelle e lavoro una maglia alta e una seconda maglia alta. Il ventaglietto lo finirà alla fine del giro. Carico il filo, vado sulla maglia alta, successiva. Senza catenelle di separazione, realizzo una maglia alta, una seconda maglia alta nella stessa maglia di base, una catenella e altre due maglie alte, una e una due. Vedete che siamo ripartite col primo giro, quindi di nuovo carico il filo, vado sulla maglia alta successiva, di nuovo nella stessa maglia alta realizzo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Vado sulla maglia alta successiva, di nuovo ventaglietto, quindi 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte nella stessa maglia. Ora non c'è bisogno che vi faccia vedere di nuovo il secondo, il terzo, il quarto giro perché una volta finito il giro completerete il vostro ventaglietto, entrerete con una maglia bassissima nel centro del ventaglietto e andrete a realizzare il secondo giro come l'abbiamo già fatto, il terzo giro e poi il quarto, per poi ripartire nuovamente dal primo giro. In questo modo si procede per tutta la lunghezza che desiderate io non volevo una maglia particolarmente lunga come vi dicevo in, nella presentazione potete farci anche un vestitino quindi immaginate quanto potete lavorare io non la volevo particolarmente lunga e quindi sono andata a realizzare un corpo di 45 45 centimetri partendo dal punto che avete deciso quindi fianchi vita ginocchia dove volete fino ad arrivare esattamente allo scalfo manica quindi proprio sotto l'ascella ora una volta che siete arrivate sotto l'ascella dovete fermarvi con il giro eccolo qua il giro di archetti quindi quello maglia alta 4 catenelle dovete finire il vostro lavoro eh, con questo giro a questo punto contate tutti tutte le maglie alte che avete quindi una due tre quattro per tutto il giro e poi li dividete a metà quindi facciamo che avete 50 maglie alte se avete 50 maglie alte. Voi conterete partendo dalla prima una maglia alta 2 3 4 5 fino al 25. Fino al 25 mettete un marcapunti sulla prima e sulla venticinquesima. In questo modo avrete il davanti e il di dietro quando andate a contare la prima. Quindi mettete il marcapunti qua perché è la prima delle 25. La prima delle 25 sarà la prima sia per il dietro che per il davanti. Quindi si partirà sempre dalla stessa maglia: Quindi 25 da una parte e 25 dall'altra. Se per caso vi risultano 51, non è un problema, ne farete 25 sul retro. E la maglia in più la ventiseiesima, la metterete sul davanti perché avendo il seno comunque un pochino di spazio in più si occupa. Quindi metterete il vostro marcapunti, staccate il vostro filo oppure se siete partite a contare dal filo non avete bisogno di staccare niente e ripartite lavorando. Questa volta in giri di andata e ritorno, prima Solo il davanti, vedete che io ho iniziato adesso a lavorare solo la parte davanti. Prima solo il davanti, e poi solo il di dietro, o viceversa, eh? prima il dietro e poi il davanti. Tanto sono esattamente uguali. Ripartirete lavorando il primo giro di ventaglietti, il secondo giro di ventaglietti, e così via. Uno scalfo manica di solito misura dai 18 ai 22 centimetri a seconda della taglia quindi a seconda dell'ampiezza che solitamente fate per il, vostro, ehm, per il vostro scalfo manica vi tenete anche per questa maglia io la voglio leggermente più morbida quindi di solito sto sui 18 questa volta starò sui 20 cm. ma andrò avanti a lavorare semplicemente un pannello avanti in giri di andata e di ritorno ehm, da 20 cm, tutto lì, sia davanti che di dietro. L'unica differenza, l'unica accortezza che dovrete avere sono l'inizio e la fine del giro. Perché? Perché allora inizierete il giro del ventaglietto, mentre in circolare lavorate un ventaglietto completo, all'inizio del giro entrate nella vostra maglia alta, la vedete? Entrate nella vostra maglia alta e lavorate due maglie alte nella stessa maglia alta. Dopodiché senza fare catenelle vi spostate sulla maglia alta successiva fate il vostro ventaglietto normalmente proseguite a lavorare ventaglietti normalmente fino al marcapunti successivo chiuderete il giro facendo due maglie alte nella stessa maglia secondo giro nuovamente vi alzate con 3 catenelle e fate una seconda maglia nella stessa maglia di partenza quindi partirete nuovamente con due maglie alte nella stessa maglia di base dopodiché archetti normalissimi dentro gli archetti sottostanti fino ad arrivare alla fine del giro dove andrete a realizzare due maglie alte nell'ultima maglia di base tutto lì quando andrete a realizzare il giro di punti puff lavorerete nella prima maglia di base un punto puff quindi come si fa il punto puff di partenza 3 catenelle e poi nella stessa maglia di base si allungano i fili L'unica differenza dal punto sottostante è che invece di fare 4 catenelle di separazione da un punto puff all'altro, ne andrete a realizzare 3. Quindi punto puff, 3 catenelle, punto puff, 3 catenelle, punto puff, 3 catenelle. Alla fine del giro chiuderete sull'ultima maglia, ecco questa era la maglia di partenza, vedete 3 catenelle e il punto puff. Alla fine del giro chiuderete sull'ultima maglia sottostante con un classico punto puff. L'ultimo giro che è quello delle maglie alte non farete altro che fare come nel circolare, quindi vi alzate con una, due, tre catenelle in sostituzione alla prima maglia alta, non farete 4 catenelle ma ne farete 3 come abbiamo fatto nel giro sottostante. Quindi 3 catenelle di separazione, voltate il vostro lavoro perché dovremo lavorare in giri di andata e di ritorno. Vi spostate sul primo punto puff e andate a lavorare la vostra maglia alta. Di nuovo 1, 2, 3 catenelle, punto puff, successivo maglia alta. Arrivate alla fine del giro semplicemente 3 catenelle sull'ultimo punto puff prima del laterale, quindi una maglia alta sull'ultimo punto puff, 3 catenelle e poi una maglia alta dentro la terza delle 3 catenelle di partenza basta e poi andrete a ripetere il vostro lavoro quindi di nuovo partirete con due maglie alte nella stessa maglia di base così via ripetendo raggiungete la misura che vi serve quindi eh, 18 22 centimetri se poi ve ne servono di più fatene anche di più gestitevi voi deve essere il vostro scalfo manica dal sotto ascella fino alla spalla perché poi andremo a cucire la quantità di giri che farete sul re, sul davanti sarà anche la stessa quantità di giri che farete sul retro. Quando partirete di nuovo a lavorare sul retro, sono più comodo a farvelo vedere di qua, il primo giro dovrà essere esattamente uguale, quindi entrerete, ve lo faccio vedere, perché questo magari può risultare leggermente più complicato da comprendere, non è vero, ma per, per sicurezza ve lo faccio vedere. Ok. ve lo faccio vedere con un filo di battaglia tanto io poi devo andarlo a smontare allora entrerete nella stessa maglia di partenza di dove siete partite per il davanti entrate qui lavorate le prime tre catenelle in sostituzione alla maglia alta poi una seconda maglia alta tutto nella stessa maglia Dopodiché, vi spostate sulla maglia alta, successiva e lavorate il vostro ventaglietto, quindi due maglie alte, una catenella e due maglie alte. In questo modo, tornando indietro, finirete. Andando dall'altra parte finirete esattamente nella stessa maglia facendo le due maglie alte nella stessa maglia dove avete già fatto le prime due, ma non andrete a unire il davanti con il dietro perché ci serve il buco. Quindi si creeranno due pannelli partendo dalla stessa maglia e avremo il buco per le braccia. Anche qui lavorerete in giri di andata e di ritorno, una volta fatto il primo giro e quindi partite dallo stesso punto non vi interesserà più la parte dietro, perché finirete sempre di lavorare sull'ultima maglia che avete montato? Lavorate giri di andata e di ritorno, sia da una parte che dall'altra, per i centimetri che vi servono. E ci vediamo poi alla chiusura per le, mani, le, le, le maniche. Quello che vi consiglio per chiudere, per finire il lavoro, è di finire con il giro di punti puff, perché poi così le maniche andremo a cucirle con una cucitura che richiama l'ultimo punto che è questo ad archetti. Quindi ultimo giro del nostro scalfo manica che sarà quello sulle spalle, andate a realizzarlo con il giro di punti puff. Proseguiamo e ci vediamo dopo. Finito il davanti e finito il dietro, e quindi creato il nostro scalfo manica della lunghezza che desiderate. Ora andiamo a cucire le spalle in questo modo per unire il dietro con il davanti. Allora, io ho lavorato per 8 centimetri. Avevo una cinquantina di centimetri di scollo ma siccome lo scollo è dritto deve rimanere morbido quindi non fate uno scollo stretto con delle spalle molto larghe perché poi vi strozza perché non c'è scollatura quindi deve cadere da solo eh, quindi io ho lavorato 8 centimetri 8 centimetri li andrò a realizzare da questa parte e poi sarà fatta la nostra scollatura un lavoro velocissimo da fare allora come andare a cucire le nostre le nostre spalle quindi il nostro davanti con il dietro prendiamo il nostro filato inseriamo l'uncinetto abbiamo il punto puff perché abbiamo detto che ci saremmo fermate sul punto puff abbiamo il nostro primo punto puff entriamo e leghiamo il filo quindi io passo il filo e faccio un nodino in questo modo rientro nella stessa maglia e lavoro una due e 3 catenelle. Vado sul punto puff del retro, lo vedete, eccolo qua. E lavoro una, tenete il filo tirato e lavoro una maglia bassissima. Di nuovo una, due, tre catenelle. Torno sul puff, punto puff davanti, quindi il secondo punto puff, e lavoro una maglia bassissima. 1, 2, catenelle vado sul punto puff dietro quindi il successivo entro e lavoro una maglia bassissima 1 2 3 quindi ho fatta 1 2 3 ok entro nel punto puff sul davanti maglia bassissima 1 2 3 entro sul punto puff dietro tenete sempre il filo tirato maglia bassissima 1 2 3, vado sul punto puff davanti, maglia bassissima. Allora, per lavorare i miei 8, eh, 8 cm di spalla, io devo lavorare 5 punti puff, quindi sono al quarto. 1, 2, 3, punto puff sul retro. 1, 2, 3, il quinto punto puff sul davanti, quindi entro maglia bassissima. 1, 2, 3. Sul retro vedrete che avrete lavorato un punto puff in meno, quindi entriamo nell'ultimo punto puff sul retro, maglia bassissima. Una catenella eh, per chiudere il lavoro, poi vado a tagliare il mio filo e vado a tirare. Ovviamente adesso avrò qualche filo da nascondere, però abbiamo legato anche le nostre spalle. Una qui e una qui. Abbiamo il nostro scalfo manica. Siccome è già lavorato di suo, io non vado ulteriormente a fare dei bordi di rifinitura perché la voglio molto morbida quindi non voglio che la manica vada eh, il bordo manica si vada poi a stringere a sostenere. Quindi, per quanto mi riguarda, la nostra maglia è finita. Come avete visto è un lavoro semplicissimo. Vi assicuro che è un lavoro che va bene per tutte. Eh, si può realizzare su qualsiasi taglia ed è veramente semplice, quindi veloce. Lo fate in un attimo perché il punto è divertente, scorrevole e cresce bene. È eh, facile ed è adatto a tutte le taglie. Spero di aver, uh, aver realizzato un progetto veloce, estivo, carino da fare anche sotto l'ombrellone. Vi auguro. Buon lavoro, eh, se non siete ancora iscritti al mio canale vi invito a iscrivervi e se avete voglia di raggiungermi vi aspetto nel gruppo Facebook insieme tra chiacchiere e gomitoli. Grazie a tutte, buon lavoro!